Che è lo che è Queeness? Benvenuti in questo nuovo video. Questa è la terza volta che faccio questo saluto. Infatti, come potete vedere, ormai ho praticamente finito. Ma non importa, sono qua per raccontarvi la mia sfiga che mi sta colpendo anche oggi, ed è per questo che questo video sta andando più che storto. Ma non importa, prima di iniziare però mettiamoci questi dischetti sotto gli occhi che ho visto su TikTok e praticamente dovrebbero aiutarmi per le occhiaie. Allora, io ci credo poco, ma tentare non nuoce. Ok, siamo pronti. Oggi quindi parleremo delle mie sfighe, la sfiga che veramente non mi abbandona, soprattutto l'ultima settimana di Capodanno. Io ho proprio una maledizione, cioè un qualcosa, non so che cosa sto pagando in questa vita, ma veramente l'ultima settimana di Capodanno mi succedono di tutti i colori. O faccio io una cavolata oppure mi succede una cosa bruttissima. Tant'è vero che l'anno scorso me ne è successa una talmente grossa che io sono vivo per miracolo, e non sto scherzando. Non ve la posso raccontare ancora perché non è ancora finita, ne sto ancora pagando le conseguenze, quindi quando sarà il momento ve ne parlerò. Non vado in galera, tranquilli. Ma torniamo indietro nel tempo, andiamo nel 2015, quindi avevo appena compiuto 15 anni e decido di farmi i baffi. Non ne ho adesso che ho 20 anni e faccio i baffi 3 volte a settimana perché non mi crescono, cioè me ne crescono pochissimi, figuriamoci a 15 anni, cioè non ne avevo proprio. Ma non importa, perché io sono duro come una roccia e sono comunque andato sul mercato, mi sono comprato le strisce depilatorie e ho deciso di farmi i baffi da solo. Le strisce depilatorie sono qualcosa di molto utile per chi le sa usare, a me mi hanno solo rovinato. Compro queste strisce, torno a casa, ero da mia zia tra l'altro, le apro, le riscaldo, pa, e le appiccico, ok? Sa, stacco, aia, mi fa male, non importa. Guardo, c'erano 3 peli, ma io ne volevo di più perché io pensavo di averne di più. Ne apro un altro paio nuovo, pa, le riattacco, le stacco. Ne apro un altro paio nuovo, le riattacco, le stacco e stacca e riattacca, stacca e riattacca, stacca e riattacca, finché non sentivo un male cane. Ho detto va bene, forse basta, così mi sono tolto abbastanza peli che non avevo. Effettivamente sentivo un bruciore, un qualcosa di strano, però non avendo mai fatto una cosa del genere ho pensato che fosse una cosa normale. E infatti sono addirittura uscito con questo bruciore, sono andato al cinema a vedere Divergent, un film, me lo ricordo ancora. Mentre ero al cinema continuavo a sentire sempre più bruciore, cioè mi faceva proprio male quasi, ma pensavo fossero semplicemente le labbra irritate, perché comunque fuori faceva freddo, era dicembre, continuavo a mettere un burro cacao, finché non sono andato in bagno. Quando sono andato in bagno, che mi guardo allo specchio, trauma, perché mi sono visto tutta questa parte qua rossa, cioè tutta questa zona fino al naso qua su, tutta rossa. Era normale perché evidentemente mi ero appena staccato uno strato di pelle. Ti pare normale a 15 anni che le persone fanno queste cose così per divertimento? Anche io l'ho fatto proprio per passione. Mi sono staccato un pezzo di pelle per passione, va bene? Sono andato da mia cugina, eravamo insieme al cinema, gli ho detto scusa, ma tu non avevi visto che sono diventato un pomodoro? E lei mi ha detto no, non l'ho visto. Effettivamente aveva ragione, perché comunque era tutto buio, magari non se n'era accorta, ma veramente ero diventato rossissimo. Quando torniamo a casa, mia zia mi fa mettiti questa crema per le bruciature, mi pare, e ti passa. E un po' il bruciore mi è passato, finché non sono a letto. Vado a dormire tutto preoccupato, così mi sveglio, non mi ricordavo più quello che era successo il giorno prima. Vado in bagno, mi guardo allo specchio. Ragazzi, vi faccio vedere, c'ho le foto, vediamo se le trovo, così posso commentare in live insieme a voi, perché veramente non ho parole nemmeno io nei miei confronti. Ecco qua la mia foto, ragazzi. Mi sono svegliata con questa bellissima crosta marrone faccia il 31 dicembre, Capodanno, quando tutti vogliamo ricevere l'anno nel miglior modo possibile. Belli, gradevoli, sorridenti. No, io no, io non posso. Tutti gli anni è così. Ma come mi è venuto in mente di togliermi i baffi che non avevo? Cioè, ma perché? Ovviamente ho fatto un disastro. Come potete vedere, mi ero tolto mezza faccia. Per fortuna, mia cugina aveva un appuntamento dall'estetista lo stesso giorno, il 31, e siamo andati insieme. Mi hanno visto molto triste e molto abbattuto e mi hanno detto dai, ti tocchiamo. Mi hanno fatto più o meno vedere come coprire questa macchia e ci sono riuscite molto bene, devo dire. Vi faccio vedere le foto. Regia, magia, ecco qua la foto. Beh, allora, il risultato è ottimo. Intanto ho imparato quali erano i passaggi che dovevo fare poi a casa con i trucchi che non avevo, ma che mi sarei poi procurato, e comunque me le avevano tolte. Il problema è che sono andato la mattina dall'estetista. È la festa di Capodanno, ovviamente, è la sera. Io mi sono chiuso e non sono uscito, sono stato solo nel corridoio finché non ho convinto mia zia a truccarmi, e mi ha truccato.
dato, per fortuna. Mi ha dato un fondotinta che poi ho dovuto usare in un secondo momento. Per quale motivo, secondo voi? Perché sarei dovuto tornare a scuola. Secondo voi, io ero in prima superiore, tra l'altro. Sarei tornato con quella faccia? Ma anche no. E così è stato. Dopo che è andata via la crosta, sotto la pelle c'è rimasta ovviamente una parte più chiara. Qua ero bianco e qua ero più scuro. E allora non si è fatto niente. Quindi, per fortuna, col fondotinta, eccetera, sono riuscito a coprire questo difetto. Si notava un pochino, però sicuramente già col trucco andava meglio. E per fortuna, dopo più o meno 3-2 settimane e mezza così, è tornato tutta la normalità. Ma vi giuro, ragazzi, per me è stato veramente un trauma. Cioè, senti, occhiaia, rimani con me. Ormai fa parte della mia vita, non me ne frega niente. Per me è stato veramente un trauma. Cioè, immaginatevi io, già che io faccio un dramma dal nulla. Era l'anno in cui stavo cercando di prendermi cura di me stesso, si vede. E perché comunque prima avevo un'autostima molto più bassa, non mi volevo bene, stavo cercando di migliorarmi secondo i miei criteri. In più dovevo tornare a scuola in prima superiore, dove ancora non avevo legato bene con nessuno, con mezza faccia rovinata. Ancora peggio! Io ho veramente un problema con il Capodanno. Io quest'anno spero che non mi succeda niente, ma già a vedere che la mia videocamera non vuole collaborare quando fa benissimo durante tutto l'anno, proprio l'ultima settimana dell'anno. Benvenuto Oscar, questa è la tua maledizione. Io non so veramente per quale motivo tutti gli anni, l'ultima settimana dell'anno, io devo soffrire. A me devono succedere tutte le cose. Quest'anno 2020, tesoro, mi sei bastato tu. Vediamo se almeno l'ultima settimana mi lasci stare, per favore, ok? Grazie mille, un applauso a me. Grazie ancora per aver visto questo video. Spero che la vostra ultima settimana dell'anno, soprattutto quest'anno, vada più che bene. Spero di vedermi nel prossimo video e io vi auguro un milione di sorrisi. Bye!